Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Avete presente che qualche giorno fa abbiamo fatto l'unboxing del Super Pasqualone? Ovvio che se lo ricordano. Bene, come vi avevamo accennato, il guscio del Super Pasqualone può essere dipinto in tutti i modi che vogliamo. Esattamente. Aia Rex. Scusa, non l'ho fatto apposta. Quindi questo è ciò che andremo a fare oggi. O meglio, ciò che Arex andrà a fare oggi. Questa sì che è una grande responsabilità. Infatti, se vai a fare una schifezza mi arrabbio. No, farò un bel disegno, giuro. Lo spero per te. Bene, prendi subito tutto il materiale necessario per dipingere l'uovo. Sì, corro! Allora, prendiamo le tempere acriliche, Arex, le tempere acriliche. Acriliche, va bene. I pennelli per spennellare. Un pochino d'acqua per defluncire il colore. Per diluire. Per defludire, sì. Questo bicchiere è tutto sporco. Che vuoi, uso sempre questo quando devo dipingere. E un pochino di scottesc, dato che andremo sicuramente a fare un macello. E ovviamente il nostro matitone. Bene, iniziamo subito. Ok, iniziamo ad abbozzischiare qualcosa. Ad abbozzare. Ad abbozzascare, scusa. Ma cosa stai disegnando? E adesso vedi. Ma stai facendo tipo delle crepe sull'uovo? Esatto. Ma perché? E adesso vedi. Ecco fatto. Ma sembra solo che tu abbia spaccato l'uovo. Aspetta, Pastatore, non ho mica finito. Sta a vedere. Adesso, al centro, andiamo a farci qualcuno. Facciamo così, così, così. A me sembra solo che tu stia pasticciando. Ma sta zitto, sto soltanto vabbè, insomma, hai capito. Sì, stai abbozzando, ho capito. Dai, fidati di me. Definiamo bene l'occhio. Ma come sono bravo. Ecco qui. E gli facciamo la pupilla. Inizia a somigliarmi a qualcuno. Qui ci facciamo la zampina con le due dita. Ecco qua. Facciamo le unghiette. Poi ci facciamo la zampa posteriore. Bella robusta. Ecco qua. E poi ci facciamo la coda. Ecco qui. Lo facciamo bello accigliato. Oh, ma sono io. Bravo Pastatore. Hai indovinato. Sei tu da piccolino. Oh, com'ero carino. Hai visto? Peccato che ora sei diventato brutto. Ehi, non è vero. Ed ecco qua, abbiamo finito il disegno. Bello, mi piace. Oh, grazie. Beh, il disegno raffigura me, è ovvio che mi piace. Vabbè, ma ti piace anche perché l'ho fatto io, no? Principalmente perché è un mio ritratto. Che simpatico. Dai, adesso inizia a dipingerlo. Sì, iniziamo a dipingerlo. Bene, intingischiamo il pennello nell'acqua. Intingiamo, Arex. Ah, vabbè, Pastatore, ma come sei pignolo. E prendiamo un po' di nero. E ora iniziamo a dipingere la parte interna dell'uovo, facendo attenzione a non andare sul disegno del vostro dinosauro. Piano piano, lentamente, calmi calmi. Chi va piano va sano e va lontano. Ho sempre odiato i detti popolari. No, Pastatore, qua non ci sono gli orsi polari. Non ho detto orsi polari, ho detto detti popolari. Non sopporto i detti popolari. Ma i dinosauri non portano i collari. Ah, vabbè, lascia stare, zitto e dipingi. Ma io sto dipingendo. Sì, ma non stai zitto. Che antipatico che sei. Benissimo, adesso dobbiamo solo aspettare che asciughi. Ah, ma io detesto aspettare. Che ci devi fare, Pastatore? Dobbiamo aspettare per forza. Ma perché? Non puoi continuare adesso. No, non possiamo, Pastatore. Se andiamo a dipingere adesso facciamo solo casino. Ah, ma perché? Basta solo stare un pochino più attenti. Quali parenti? Qua non ci sono i parenti. No, Arex, ho detto che basterà solo stare un pochino più attenti. Hai mal di denti. Vabbè, allora lasciamo tutto e andiamo dal dentista, Pastatore. Ma quali denti? Ho detto attenti. Che basterà solo stare un pochino più attenti. Attenti a cosa? Ma a non rovinare tutto, Arex. Dai, continua. Ma ti ho detto che dobbiamo aspettare che asciughi. Ma perché dobbiamo aspettare che asciughi? Io non ho voglia di aspettare. Oh, uffa, ma ti devo sempre spiegare tutto. Non possiamo rischiare di mettere altri colori quando quello che abbiamo appena messo è ancora bagnato. Così rischiamo di mischiare tutto. E va bene. E quanto dovremmo aspettare? Dai, è solo questione di qualche minuto. Vabbè, aspettiamo. 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 Ok. Ok. E insomma. E quindi. Bene, si è asciugato! E vai! Adesso andiamo a dipingere il colore della tua pelle. Perciò ci serve un bel viola. Quindi
andiamo a prendere un po' di magenta o rosso primario, è la stessa cosa. Ne mettiamo un pochino da parte e poi prendiamo un pochino di azzurro e lo mischiamo al magenta. E mischiando i due colori verrà fuori un bellissimo viola. Wow, ma come hai fatto? Magia. E ora andiamo a dipingere il nostro vastatore. Pian pianino. Facciamo attenzione a non andare nell'occhio. Ecco qua. Mi raccomando, ragazzi, dovete lasciare che il pennello danzi sul vostro disegno. Lasciatevi trasportare dalla passione. Sarà il vostro cuore a guidarvi. Lasciatevi ispirare dalla bellezza del creato e dalla potenza dei colori. Oddio, ho sbagliato. Sono uscito fuori dal bordo. Ma andiamo a sistemare subito. Aggiungiamo un pochino di bianco e andiamo a coprire il nostro errore. Ed è come se non fosse successo niente. Dicevo, lasciatevi trasportare dalla potenza dei colori. Lasciate che la vostra irrefrenabile creatività vi ispiri e vi culli attraverso l'ignoto e attraverso la vostra infinita sensibilità. Ma che cavolo stai dicendo? Cose poetiche, vastatore, tu non puoi capire. A me pare tu stia dicendo solo cose senza senso. È roba che non è alla tua portata. Boh, sarà. Insomma, lasciate emergere il dinosauro che è in voi. Lasciate che si riveli in tutto il suo splendore e in tutta la sua potenza. Lasciate che ruggisca. Prendetelo e trasferitelo sulla tela. In questo caso sull'uovo. Quella superficie bianca sarà la vostra magia e il pennello sarà la vostra bacchetta magica. Ed è un incantesimo che solo voi potete fare. Solo voi avete il potere di domare questi colori, di guardare il mondo attraverso un filtro magico. La sentite l'energia, ragazzi? La sentite la passione? La sentite la voglia di creare nuovi mondi? Questa si chiama arte. Ah, è finito? No, vastatore, che dici? Mi manca ancora la coda, i denti, gli occhi. C'è ancora molto lavoro da fare. No, intendevo, hai finito di dire cavolate? Oh, ma queste non sono cavolate, vastatore. Questa è l'essenza di un artista. Oh no, ecco che ricomincia. Questa è la potenza di noi sognatori. Perché solo chi sogna può viaggiare con la fantasia. Non ne posso più. Quando è che la finisci con queste cavolate? Vastatore, non sono cavolate, io sto meditando. Stai meditando? Esatto. Wow, allora non mediti soltanto quando fai la cacca. E tada! Bene, e adesso che dobbiamo fare? Ora con il giallo andiamo a dipingere la parte inferiore di Vastatore. E dovrete usare un giallino chiaro. E per schiarire il giallo bisogna mischiarlo con un pochino di bianco. In questo modo uscirà questo giallino chiaro. Ora passiamo alla parte inferiore del corpo. Facciamo gli artiglioni. Bene, ora andiamo a schiarire un pochino i suoi dentoni brutti. Ehi, i miei denti non sono brutti. Sì che sono brutti, vastatore, zitto. Sono solo più grossi rispetto alla norma. E ora andiamo a colorargli i suoi occhi scuri. Oh, come sono grandi! Eh sì, quando eri piccolo avevi gli occhioni grandi, 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 grandi. Poi sei cresciuto e sono diventati brutti e piccoli. E dai, non è vero! Sì che è vero! Adesso andiamo a fare le ombre. Quindi ora prendiamo un po' di nero e andiamo a dipingere le ombre. Così sfumiamo per bene. Ecco qui. Facciamo le narici. Così. Facciamo le ombre sotto il collo. Questo modo. Facciamo delle ombre anche intorno alle zampe. Come sono bravo. Non ti vantare troppo. Tu stai zitto che ti vanti 24 ore su 24. Andiamo a fare delle squame qua e là. E c'è che facciamo un po' di ombre anche sull'uovo. E tada! Ho finito! Wow, è venuto davvero bene. Hai visto? Ogni tanto faccio qualcosa che piace anche a te. Sì, ma mi piace soltanto perché il soggetto sono io. Per questo è bello. Ammirate la mia opera, fanciulli. Ma ero così incavolato anche da piccolo? Sì, vastatore, eri esattamente così. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere su Instagram se vi è piaciuto. Lasciate tanti commenti e fateci vedere tutti i disegni che state facendo a casa in questi giorni. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Comunque non c'è che dire, sono davvero bello. No, è il disegno che è bello. Tu in realtà sei brutto.